Problema numero 1, metodo delle parabole di Thomson. Simulazione, seconda prova di fisica, esame di Stato, liceo scientifico. Articolo del 1913 di J.J. Thomson sui fasci di ioni, cioè particelle ionizzate, che attraversano un campo elettrico uniforme E e un campo induzione magnetica uniforme B, paralleli tra loro e perpendicolari alla velocità delle particelle. Le particelle partono da C, attraversano questa regione, poi attraversano questa zona ristretta, PLQM, dove c'è il campo elettrico e il campo induzione magnetica, e vanno a finire su questo schermo. I campi sono paralleli tra loro e perpendicolari al piano della pagina. Io ho immaginato che i campi E e B entrino nel foglio, in questa regione. Questo è l'asse X. Un fascio di queste particelle si muove lungo l'asse X, colpendo questo piano in fondo. Prima di raggiungere il piano, le particelle sentono il campo elettrico che sta in questa regione e raggiungono il piano in un punto spostato lungo Y di questa quantità, dove A1 è una costante che dipende dal campo elettrico e dal cammino della particella. Se invece del campo elettrico viene acceso il campo induzione magnetica, le particelle che passano pure non vanno a finire nel centro dello schermo, ma vengono deviate stavolta in direzione Z di questa quantità qui, dove A2 è una costante dipendente dal campo magnetico e dal cammino della particella. Prima domanda ti mostra le due formule riportate da Thomson per le deflessioni Y e Z. Nella dimostrazione assumi che la forza di Lorentz sia sempre diretta in direzione Z. Questo lo vediamo meglio dopo. Questo è lo stesso disegno riportato nell'articolo originale, asse X che va verso destra, prima c'è solo il campo elettrico, poi c'è solo il campo B, induzione magnetica. Come detto, sono perpendicolari al piano del foglio, entrano tutti e due e quindi vanno nella stessa direzione dell'asse Y che entra anche lui nel piano del foglio. L'asse Z è orientato in alto. Cambiamo il punto di vista e guardiamo queste figure da questo punto di osservazione, cioè da destra, mettendo l'occhio praticamente in linea con l'asse X. Quindi l'asse X viene verso di noi, l'asse Y lo vediamo andare alla nostra destra, insieme al campo elettrico e al campo induzione magnetica. L'asse Z va sempre in alto, quindi queste due figure rappresentano le stesse due figure di prima, viste però da destra. Queste figure ancora più sotto rappresentano le stesse figure, infatti vediamo Y a destra, Z in alto, il campo elettrico a destra, il campo B a destra, con il campo E e B che sono paralleli, stesso verso e stesso verso dell'asse Y. Allora, tra poco dimostriamo che le particelle che vengono verso di noi, perché le particelle vengono sparate lungo l'asse X e l'asse X viene verso il nostro occhio. Allora queste particelle deviano verso destra o verso sinistra a causa della forza elettrica. Lo vediamo meglio tra poco. E vedremo che le particelle che deviano a destra sono gli ioni positivi, le particelle che deviano a sinistra sono gli ioni negativi. Allo stesso modo vedremo anche che gli ioni positivi deviano verso l'alto quando c'è il campo induzione magnetica al posto del campo elettrico e gli ioni negativi deviano in basso sempre per colpa della forza magnetica. Per dimostrarlo prendiamo questa prima figura, caso elettrico, e guardiamola dall'alto. Stavolta mettiamo l'occhio allineato con l'asse Z, infatti l'asse Z viene verso il nostro occhio. Vediamo l'asse Y dall'alto, quindi a destra. Vediamo la velocità che viene verso il basso, qui. E questo è lo schermo è questo qua, che è visto dall'alto. X è la distanza che percorrono le particelle tra il punto iniziale e lo schermo. E se sono ioni positivi, sentono una forza elettrica che è rivolta verso destra come il campo. Infatti noi sappiamo che quando una particella carica è immersa in un campo elettrico esterno, come in questo caso, interagisce con il campo elettrico esterno e nasce la forza elettrica. Questa forza elettrica ha lo stesso verso del campo elettrico se la particella è uno ione positivo. Se invece è uno ione negativo, la forza è diretta nel verso opposto al campo elettrico, quindi la forza elettrica è rivolta a sinistra, il campo elettrico a destra, se lo ione è negativo. Ecco perché gli ioni negativi vengono deflessi nel verso contrario al campo elettrico, gli ioni positivi invece nello stesso verso. Passiamo al caso magnetico.
Questa figura è la stessa di prima, però stavolta è vista di lato, cioè è vista guardando con l'occhio allineato lungo l'asse Y. Infatti vediamo l'asse Y verso di noi, l'asse Z è sempre in verticale e l'asse X lo vediamo che va verso sinistra. Il campo B pure viene verso di noi adesso, perché noi stiamo guardando mettendo l'occhio lungo l'asse Y. E quindi questo campo B lo vediamo come tante linee che vengono verso di noi, quindi rappresentati con tutti i puntini. La particella arriva nel campo induzione magnetica, sente questo campo induzione magnetica e subisce la forza di Lorentz. Immaginiamo che sia uno ione positivo, allora dobbiamo usare la mano destra, regola numero 2, pollice sulla velocità, indice sul campo B, il medio ci dà una forza verso l'alto, è questa forza qui, e quindi la particella devia verso l'alto, quindi gli ioni positivi vengono deviati in alto. Se invece lo ione è negativo, dobbiamo usare la seconda regola, ma con la mano sinistra. E quindi stavolta il dito medio della mano sinistra va in basso, è la forza rivolta verso il basso, la forza magnetica che fa deviare queste particelle negative in basso. Quindi riassumendo, gli ioni positivi deviano a destra per colpa della forza elettrica e in alto per colpa della forza magnetica. È rappresentato anche in questa figura, questo è lo schermo diviso in quattro settori e gli ioni positivi vengono deviati a destra orizzontalmente e in alto verticalmente e quindi vanno in questo quadrante. Invece gli ioni negativi vengono deviati a sinistra dal campo elettrico e in basso dal campo magnetico, quindi vanno a finire in quest'altro settore, settore in basso a sinistra. Per mandare le particelle negli altri due settori proibiti, o invertiamo il campo elettrico e lo mandiamo a sinistra, o invertiamo il campo induzione magnetica e lo mandiamo a sinistra. Per esempio, se invertiamo il campo elettrico, gli ioni positivi non vanno più a destra, ma vanno a sinistra. Quindi ci troviamo gli ioni positivi Q+, a sinistra, nel settore di sinistra, con il campo elettrico però rovesciato. E ci troviamo le cariche negative che non vanno più a sinistra, ma vanno nel settore destro, grazie al campo E rovesciato. Oppure, se invertiamo il campo B e mandiamo B verso sinistra, gli ioni positivi non vanno più in alto ma vanno in basso, quindi ci troviamo gli ioni positivi nel settore basso grazie al campo B rovesciato. Viceversa, gli ioni negativi li troviamo nel settore alto. Ioni negativi Q- nel settore alto, in alto a sinistra, con il campo B rovesciato. Ora dimostriamo che la deflessione elettrica è un arco di parabola, modo parabolico. La forza elettrica, abbiamo detto, si calcola Q per E, e è uguale, per la seconda legge di Newton, la legge del moto, è uguale a M per A, perché è la forza totale, la forza elettrica, non essendoci altre forze, essendo trascurabile il peso delle particelle. Quindi la forza totale e la forza elettrica è uguale a M per A, da cui posso ricavare l'accelerazione uguale QE diviso M. L'ho chiamata accelerazione elettrica per distinguerla da quella che poi chiamerò l'accelerazione magnetica. Siccome la forza elettrica agisce soltanto in questa direzione Y, ma non agisce in direzione X, il modo lungo X è un modo rettilineo uniforme. Quindi X uguale V0 per T. X è lo spazio percorso a velocità costante V0. Invece la forza che agisce lungo Y causa un'accelerazione costante lungo Y, essendo una forza uniforme, cioè una forza costante, produrrà un'accelerazione costante e la forza è costante perché il campo elettrico è uniforme, cioè il campo elettrico non varia in tutti i punti. Quindi la particella, man mano che si sposta nel campo elettrico, subisce sempre la stessa forza. Una forza costante produce un'accelerazione costante e quindi il moto lungo l'asse Y è un moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza da fermo. Da fermo vuol dire che non ha una componente orizzontale di velocità all'inizio. L'obiettivo è ricavare una relazione fra le due coordinate x e y per dimostrare che viene una parabola. Quindi queste sono le equazioni parametriche di x e di y in funzione del tempo. Ricavo il tempo dalla prima equazione, sostituisco nella seconda, al posto dell'accelerazione metto la formula di prima e troviamo l'equazione della parabola. Infatti y uguale questo coefficiente per x alla seconda. Possiamo anche scriverlo nel modo indicato dall'esercizio,
è indicato anche dalla formula di Thomson, che era questa. Infatti abbiamo Q su mv0 alla seconda e A1 è tutto quest'altro coefficiente corrispondente a ex quadrato mezzi. E come dice giustamente anche il testo del problema, questo coefficiente dipende dal campo elettrico e dal percorso, cioè dal cammino della particella. Questo cammino x è la distanza tra il punto iniziale dove era la particella e lo schermo, è questo. Ora dobbiamo dimostrare anche la seconda formula, quella del caso magnetico, solo che nel caso magnetico la traiettoria non è un arco di parabola ma è un arco di circonferenza. Infatti sappiamo che quando una particella entra nel campo B perpendicolarmente al campo B, infatti la velocità va verso sinistra, il campo B viene verso di noi, quindi c'è un angolo retto. Allora questa particella descrive una circonferenza, o in alto o in basso, dipende dal suo segno di carica, e sappiamo che la forza magnetica è anche la forza centripeta che punta sempre verso il centro di questa circonferenza. Però dal punto di vista matematico è più complicato trovare l'entità della deflessione, cioè questo tratto oppure quest'altro. Infatti Z sarebbe uguale a il raggio della circonferenza meno questo tratto qui, che è R, il raggio, per il coseno di 2 alfa. Per evitare queste complicazioni, il testo suggerisce di assumere che la forza di Lorentz sia sempre diretta nella direzione Z, il che non sarebbe vero perché la forza di Lorentz invece cambia direzione perché punta sempre al centro della circonferenza. Se invece la forza di Lorentz punta in direzione Z, abbiamo una situazione analoga a quella di prima, dove c'era la forza elettrica costante che puntava in direzione perpendicolare rispetto al moto indisturbato della particella. Qui lo stesso, la particella vorrebbe andare dritta, la forza magnetica tira sempre in direzione perpendicolare e con una forza che è costante. Infatti questa forza si calcola QVB, perché abbiamo visto che l'angolo tra velocità e B è 90 gradi, e questa velocità si mantiene costante perché il moto in realtà sarebbe circolare uniforme. Quindi la velocità cambia in direzione verso, perché è sempre tangente alla traiettoria, ma non cambia come intensità. Quindi V uguale V0 e questa forza magnetica vale QV0B in ogni momento. Il modulo della forza magnetica, QV0B, però è anche la forza totale, l'unica forza. Quindi procedendo come prima, per la seconda legge di Newton è uguale a M per A. Scrivendo le stesse formule di prima, quindi moto rettilineo uniforme indisturbato lungo x, perché la forza magnetica agisce perpendicolarmente, non agisce lungo x, e moto rettilineo uniformemente accelerato lungo z per colpa della forza magnetica, ricavando il tempo dalla prima equazione e sostituendo nella seconda, e poi ricavando l'accelerazione magnetica dalla prima equazione e sostituendo il valore in questa seconda, si ottiene la formula che presentava Thomson nel suo articolo, cioè questa formula dove A2 dipende solo dal campo magnetico e dal cammino della particella. Infatti il coefficiente A2 dipende dal campo B e dal cammino della particella nel campo B, cioè x, cioè la distanza tra questo punto e lo schermo. Quindi queste due formule sono dimostrate. Anche matematicamente si vede che il segno della deviazione, sia y che z, segno di y, segno di z, sono uguali ai segni degli ioni. Cioè il segno di y è uguale al segno di q, il segno di z è uguale al segno di q. Che significa che gli ioni positivi hanno una deviazione positiva, quindi vanno a destra lungo l'asse y. Gli ioni negativi vanno a sinistra quando si muovono nel campo elettrico. Invece quando si muovono nel campo induzione magnetica, gli ioni positivi vanno verso l'alto, z positivo, gli ioni con q negativa vanno verso il basso, cosa che abbiamo già visto prima. Gli ioni positivi vanno a destra e in alto, quindi in questo quadrante, gli ioni negativi vanno a sinistra e in basso, quindi in questo quadrante qua. Le due formule trovate ci dicono anche un'altra cosa, cioè che se noi aumentiamo di intensità il campo elettrico, la deviazione diventa più accentuata. Stessa cosa con il campo induzione magnetica, B, se noi aumentiamo B, la deviazione Z diventa più accentuata. È logico, perché la forza elettrica e la forza magnetica
diventano più intense aumentando il campo elettrico e il campo B. Questo è mostrato in questo disegno, dove io faccio vedere che queste deviazioni si allargano sia nel campo elettrico, sia nel caso elettrico che nel caso magnetico, quando aumenta il campo elettrico. Aumentando il campo elettrico si allargano queste tracce, aumentando il campo B si allargano le tracce. Le formule mostrano anche che c'è una dipendenza anche dalla velocità d'ingresso della particella. Infatti, se la particella entra veloce, la velocità sta al denominatore, quindi la deviazione è piccola, e lo stesso vale nel caso magnetico: una particella che entra veloce devia di meno, perché V0 sta al denominatore, si vede anche da qua. Questo è logico, perché una particella che entra molto rapida nel campo elettrico fa in fretta ad attraversarlo, quindi la forza magnetica, la forza elettrica su di lei agisce per un tempo molto breve e non fa in tempo a deviarla in modo significativo. Quindi le particelle veloci tendono ad andare più dritte. E la stessa cosa nel caso magnetico: se la particella entra molto veloce devierà poco, perché la forza magnetica agisce su di lei per un tempo breve. Viceversa, se la particella va piano, allora io ho scritto la velocità cala, allora si allargano le tracce. E la stessa cosa nel caso magnetico: se la velocità della particella cala, cioè la particella entra piano, allora subisce deviazioni più marcate. Come ultima osservazione per questa prima parte, notiamo che la zona dove sono presenti il campo elettrico e il campo induzione magnetica è molto ristretta. Dopodiché le particelle attraversano tutta una zona dove non ci sono i campi prima di arrivare sullo schermo. Quindi questa situazione che abbiamo disegnato fino adesso non è rispondente al vero. Piuttosto bisogna fare disegni in quest'altro modo, perché il campo elettrico si trova racchiuso in una regione, e anche il campo induzione magnetica, tutti questi puntini sono le linee che vengono verso di noi, si trova racchiuso in una regione limitata, e quindi questi campi causano una iniziale deviazione delle particelle, quindi una deviazione, ma poi le particelle escono da quella regione dove c'è il campo elettrico e il campo induzione magnetica, e a quel punto procedono in linea retta, di modo rettilineo uniforme. Le figure che abbiamo disegnato prima sono valide soltanto se lo schermo viene messo all'interno del campo elettrico e del campo B, o al limite se viene messo al margine dove finisce il campo elettrico, cioè qui, e dove finisce il campo B, cioè qua.